È giunta la sesta edizione della tradizionale serata sotto le stelle organizzata dalla Lega Tumori a Villa Vittoria. L'happening di solidarietà che si è potuto realizzare grazie al consueto impegno di Eugenia Scarnecchia e Loredana Incoglia, ma anche alla generosità della famiglia Tagliamonte, è stato animato da Alberto Laurenti, socio benemerito della Lilt e reduce dal successo su Rai 1 Non sparate sul pianista con il gruppo Rumba de Mar. Tra i presenti anche il rettore del Sorursole ed esponente della Lilt, Lucio D'Alessandro. Io ho l'onore di essere nel Consiglio della Lega e mi sono reso conto che si tratta di qualcosa che davvero lavora, che davvero porta a casa dei risultati, risultati di solidarietà innanzitutto, ma anche risultati di ricerca. Sono molte le borse di studio che la Lilt finanzia, i progetti di ricerca. Soddisfatto della serata anche il presidente Adolfo Gallipoli del Ricco. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare questa serata con il consiglio direttivo all'unanimità, come sempre, ai nostri ambulatori oncologici, ai 9 ambulatori che abbiamo a Napoli e provincia, per un motivo molto semplice. Negli ultimi mesi ci siamo accorti, ma già l'anno scorso, che c'è un netto aumento di persone che frequentano i nostri ambulatori e quindi grazie ovviamente agli storici che, avendo trovato evidentemente fiducia nei nostri volontari, nei nostri medici, continuano a frequentarci. Ma abbiamo notato che c'è un netto aumento di non soci che sono diventati soci.